Questi 5 anni sono anni di storia luminosa, per cui ecco, approfittando di questa occasione, innanzitutto vorrei ringraziare con tutto il cuore le comunità cristiane, i loro parroci, che in questi anni, insieme a noi alla Caritas Diocesana, hanno deciso di fare spazio e di accogliere qualcuno dei nostri fratelli e sorelle migranti che sono in cerca di una vita dignitosa. Abbiamo accolto in un appartamento messo a disposizione dall'istituzione laica teresiana come donna singola, una giovane donna rifugiata dal Venezuela, e subito dopo che è stata accolta abbiamo scoperto che era incinta. Il percorso è cambiato. Oggi Maria Gabriella vive ancora nell'appartamento dell'istituzione laica teresiana, la sua bimba ha 8 mesi, va al nido e lei sta facendo un corso di formazione e tra poco inizierà un tirocinio. Rifugiata palestinese, arrivata in Italia dalla Siria, quindi scappando dalla guerra insieme al figlio piccolo, e insieme a noi e insieme alla parrocchia e alla comunità che l'ha ospitata per circa 1 anno e mezzo ha costruito qui il suo futuro. Oggi Nur lavora, ha un contratto a tempo indeterminato, ha affittato un monolocale per sé e suo figlio che studia e da grande vorrebbe fare il medico, sta prendendo la patente e sogna di poter comprare una casa a Roma che è la sua nuova casa. Aisha viene da una situazione di occupazione abusiva, quindi un disagio abitativo molto forte, e dopo il progetto di accoglienza e quindi la sua esperienza di 1 anno nella parrocchia, essendo riuscita a creare una forte relazione con la comunità e infine riuscita a trovare un appartamento in affitto con regolare contratto dove andare a vivere insieme alla mamma e alla figlia Kinè, che ha 3 anni. Aisha oggi lavora, frequenta la scuola guida vicino alla parrocchia dove è stata accolta e fa lezioni di guida private con uno dei volontari della parrocchia. Questo perché il progetto non finisce nel momento in cui finisce l'accoglienza, ma l'amicizia, la relazione che si è creata rimane, e questo è un aspetto fondamentale perché dà ai nostri destinatari la speranza di non essere più soli.